Ecco, giustamente Fabio, oggi Andanovic. Oggi Andanovic non so se ha un valore aggiunto in questo campionato, per ora non l'ha ancora dimostrato. Lui il valore non è. Però ha fatto una cosa da valore aggiunto, da grande capitano, cioè ha tenuto una sorta di riunione prima della partita e nell'intervallo fra primo e secondo tempo, richiamando i compagni all'orgoglio della maglia nerazzurra, all'orgoglio di essere l'Inter. Ecco, una cosa che in teoria dovrebbe fare l'allenatore, no, però lui è capitano, e questa cosa potrebbe anche essere l'inizio di un nuovo ruolo di Handanovic all'interno dell'Inter, con Onana che in questo momento offre sul piano delle reattività e dell'anagrafe garanzie migliori rispetto a Samir. Ma c'è un parallelismo nel comportamento odierno di Handanovic, che ti ricorda un po' Ibra come uomo spogliatoio che sovrana la squadra? Potrebbe essere quello. Ma cosa state dicendo? Oh Max, guarda che ti sento, hai il microfono aperto. ma se volete lo dico, ma dai, cosa state dicendo? Dimmi. Handanovic uguale a Ibra. Non scherzate veramente. Io ho detto. Ma no, contestualizzo niente. Handanovic è uno attaccato al suo cadreghino. Oggi. Ma no, ancora non avete capito, ma se fosse il comportamento di uno che sa riconoscere i propri limiti ormai di anzianità, si levava prima dalla porta e faceva parare Onana già da prima. Premesso che secondo me non è un fenomeno neanche Onana, ma questo è un mio giudizio tecnico, che magari sicuramente Onana adesso farà cose strepitose, non lo so, però secondo me non è un fenomeno. Ma Handanovic paragonato a Ibrahimovic, io parlo a livello di spogliatoio, non c'è paragone. Ragazzi, la personalità, fatevi raccontare da chi lo ha avuto Handanovic all'interno dello spogliatoio, com'è Handanovic all'interno dello spogliatoio. Se è uguale a Ibrahimovic non ci va neanche vicino. Assolutamente non. In generale la mia era una riflessione riguardo a quello che è successo oggi. No, o comunque una definizione di ruolo. È chiaro che non va neanche vicino ad Handanovic. Però a Ibrahimovic, certo. Però il ruolo potrebbe essere quello di una sorta di motivatore, di giocatore, ribadisco, dovrebbe farlo l'allenatore quel mestiere lì, ma evidentemente supperirebbe a una carenza che c'ha l'allenatore. Inzaghi, bravo, sempre a bordo campo, applauso. No, dalla motivazione. Questa cosa lo dicevi anche prima. Lo vedo sempre fare col movimento. Senti, qualsiasi cosa facciano in campo i giocatori dell'Inter. Onana Handanovic, se l'hai preso lo devi far giocare, ormai l'anagrafe è inesorabile. Sai, non puoi pagarlo. Ragazzi, come lo paghi, gli fai fare la riserva. Poi siete sicuri che Onana giocasse perché Handanovic giocasse perché era voglia di Inzaghi farlo giocare? No, chiedo. Tu dici sì? Io non ho capito la domanda, no, stavo pensando. Cioè, secondo voi Handanovic perché giocava al posto di Onana? Perché è posto della società, dici? Vuoi dire? Ma semplice, perché diciamo che l'allenatore Inzaghi non ha sufficienti attributi per dire a un leader dello spogliatoio che tu ne stai in panchina. Se fosse il contrario? Cioè? Che Handanovic era indirizzato in campo dalla società e non da Inzaghi? L'avete visto l'ultima intervista prima della Champions, no? Dove dice, sono scelte, quando gli fanno questa domanda sull'allenatore, lui dice, sorridendo, si gira a destra, poi dice, sono scelte... Condivise. Mm-hmm. Le cose si scelgono assieme, come per dire, però si vede che mentre parla lui vorrebbe dire di più ma non lo dice. Sì, guarda la notte, Come se gliel'avessero imposto, dici Francesco. Cioè, tra l'altro fa strano questo, perché Onana, a parte qualche partita in Champions, ha fatto dei disastri l'anno scorso. Però la domanda è, perché mettere sulla gogna mediatica un allenatore in quel senso, facendo passare la scelta per sua quando in realtà non è sua? Cioè, a me sembra che ci sia alle spalle di Inzaghi, che io ritengo non all'altezza dell'Inter, questo non cambio idea. No, questo l'avevi già detto in però maniera non mi molto piace, lo pensiamo tutti. Non mi piace quando si fa passare poi un allenatore per imbecille quando non lo è. Perché Inzaghi non è un imbecille, anzi tutt'altro. Cioè. Probabilmente è in difficoltà perché all'Inter
dopo che Conte ha messo veramente tutto a posto, ci sono delle situazioni che comunque non combaciano, non tornano. Anche oggi, per esempio, uno guarda lo scouting della partita, 15 tiri a testa verso la porta, 3 tiri a testa in porta, 2-1 con Sassuolo. Cioè, la Juve è messa male, ma l'Inter non è che sia molto più lontana. Ma per carità, no. Tiziano, ma quello che tu dici può essere anche vero. Io invece da Piero Ragazzi, Gentile, io ti dico che nella Juve, nell'Inter, senza fare nomi, scusami, poi ti lascio parlare, c'è qualcuno che fa girare dei messaggi a persone che non, non vivono nel mondo dello sport e che vanno a raccontare determinate cose facendole vedere. Quindi bisogna stare attenti a questo, perché poi ci vorrebbe un secondo per rendere pubblico quello che è una bomba, sarebbe una bomba mediatica sportiva. Da, faccio questa domanda perché io di fronte a certe cose rimango basito. No, quello che tu dici, poi volevo andare anche da forse Tiziano. La società potrebbe imporre la scelta di andare a Inzaghi, può essere anche vero. Io invece, che sono stato la settimana scorsa a Piero Gentile, ho notizie esattamente il contrario, dove invece la scelta di Andanovic è solo di Simone Inzaghi. E chi tra l'altro senatore... sapere questa roba si può sapere? Però non Inzaghi ha detto. Chiaro no, ma ci sarebbe stato anche un confronto tra i senatori della squadra, i difensori della squadra, i senatori e Andanovic, che non, assolutamente loro non sono d'accordo che giochi Samir titolare. Infatti la partita dopo... Signori, c'è una serie... Poi magari può essere anche la tua versione giusta? No, no, la mia domanda perché... Tiziano! C'è una serie di situazioni che si sono venute a creare all'interno dello spogliatoio del gruppo che vanno soppesate. Intanto, e hanno inciso sul rendimento dei giocatori. Si è parlato del problema societario, che è una realtà, il problema societario. Si è parlato di un problema, per esempio, Skriniar. Skriniar, secondo il vostro punto di vista, non ha creato dei problemi, certo, tra virgolette. Certo, certo. Come no? Certo. Tieni conto che, sta attraversando un rendimento scadentissimo nelle ultime partite. Lui... che è stato valutato 60-70 milioni perché tra l'altro qua vado dietro, tra l'altro una notizia agli amici a casa. Vai. Come in tutti gli sport, in tutte le famiglie migliori, dopo che io e Tiziano ci siamo scannati come due beduini durante la diretta, siete best friend, siete tornati a essere ci ha abbracciati, baciati, poi lui non lo dirà mai, ma ha messo anche un po' di lingua nel bacio. No, scherzo. No, ascolta, ascolta, io calma, la lingua la metterei a qualche altro. Dai, no, posso dargli mezzo assist a questo. Non ho detto a chi. Dai. Calma, che cosa? Che mi piaci. Non si può dire. Ho detto che mi piaci. Ma no, che schifo. Scusami. 23.02. Scusami, ha appena detto. La puntata non è ancora terminata. Scusami, mi sono appena detto. Scusami, cosa hai appena detto tu? Non so, ho detto da dei cazzate. Qual è il discorso che ha appena fatto, Vittorio? Aiutami, perché me lo sono perso un attimo. Il stavo parlando. Ragazzi, mettete. No, sul serio, volevo attaccare una cosa giusta a quella che aveva detto lui. Che no, che tu hai detto che volevi condividere con il pubblico che sebbene oggi tu ti sia attaccato con Tiziano, adesso poi hai fatto pace. I problemi societari dell'Inter, parlava Tiziano. Problemi societari dell'Inter hanno fortemente inciso sul rendimento dei giocatori. Lo stesso Skriniar che... Ecco, bravo, perfetto, questo è il succo. Cioè l'Inter, secondo me, quest'estate ha avuto uno sliding doors fondamentale. Perché per andare a prendere Lukaku si sono persi per strada Bremer e Dybala, senza pensare che potevano incassare tranquillamente 50 milioni dal mercato per Skriniar. Che poi, attenzione, io... Massimo lo conosco bene, ci sentiamo, lui, ripeto, è inserito come pochi altri nel mondo del pallone e del mercato e conosce chiunque. Tra l'altro mi suona, non nuova, che l'offerta all'Inter fosse più alta di 50 milioni. Ecco, allora facciamo così. No, però qual è il succo? Perdi Dybala, perdi Bremer che è un profilo giusto per la squadra che c'hai in mano. Tu hai lavorato un anno per averlo. Perdi soldi su Skriniar che adesso forse non beccherai mai più e perdi un giocatore mentalmente che è il baluardo della difesa. Cioè, in tutto questo... casino, c'è anche questa logica da seguire. Ripartiamo dal tuo spunto, molto interessante, anzi grazie per averlo fatto, con Massimo Brambati. Poi voglio capire anche l'alternanza portieri, non è finita qui, si parla di pubblicità. Sì, io ho finito. No, ma avevi fatto una domanda a Max. Ragazzi, io oggi sono un po' rimbambito da treni, non sono mai a casa in settimana, quindi mi sono perso un attimo sulla domanda che ho fatto a Max, ma ricordamela tu. La sai? Max! No, me la ricordo io, me la ricordo. Non se la ricorda neanche lei, capito? Ecco perché l'ha scaricata la parola bollente. Io. Furba la ragazza qua, capito? Ragazzi, seconda diretta di giornata, settima ora in cui siamo in onda, quelle cose lì. Mi devo rubare in casa dei ladri? No, ma allora, la situazione su Skriniar era che non è stato portato l'offerta dai procuratori di Skriniar.
all'Inter l'offerta del Paris Saint-Germain per Skriniar è stata portata da un terzo mediatore, la mediazione è arrivata a 60 milioni di offerta da parte del Paris Saint-Germain e la richiesta dell'Inter è arrivata dai 70, lascia stare fuori i bonus, leva i bonus, il prezzo secco. L'Inter ha pensato di poter chiudere a 65, barra forse anche 70, probabilmente ha calcolato male perché non c'era più Leonardo al Paris Saint-Germain, ma c'era Campos. Oggi Campos ha un modo di condurre le operazioni e le trattative completamente diverso da Leonardo, tutte e due condivisibili per l'amor di Dio, ma Campos ha un modo diverso e praticamente nel frangente in cui c'erano questo diciamo così movimento, la Juventus è arrivata a prendere Bremer, loro hanno mollato perché non erano convinti di prendere Milenkovic, Milenkovic poi ha rinnovato e alla fine hanno deciso di tenere Skriniar senza pensare poi che Skriniar con un contratto da 9 milioni in mano per non so quanti anni probabilmente 4. Oggi all'Inter è un giocatore un po' diverso, sì. Forse aveva già la testa agli allenamenti con Neymar, Mbappé e Messi, e aveva già la testa nell'essere già con la divisa del Paris Saint-Germain. Da questo punto di vista il giocatore lo posso anche capire, perché un calciatore ha questi sogni per cui poi quando si sbriciolano in un'estate, certo, poi si ritrova probabilmente anche un po' svuotato dal punto di vista psicologico. Sì. Assolutamente, come sono darti d'accordo su tutto quello che dice Massimo, e quindi Inzaghi si trova anche questo fattore negativo, ma diciamo pure sulla questione di Onan Handanovic così, che ci sono dei giocatori importanti all'interno dello spogliatoio dell'Inter che non è che muoiano dalla stima verso il loro allenatore, senza, non facciamo nomi, insomma, ma i dati che ci risultano sono assolutamente reali. Ecco, visto che hai citato la questione portieri, volevo chiedere ancora a Tiziano, non avevo avuto modo di interpellarti su questo, quanto in realtà l'alternanza con i portieri non dia mai grandi risultati, nel senso di base c'è sempre un portiere a essere il primo portiere e poi c'è il vice, mentre in questi Inter di Inzaghi abbiamo visto un po' questa incertezza e ancora oggi abbiamo ascoltato le parole prima del mister che dice che è vero che in questo momento Nana sorpassa Handanovic, però non è la scelta definitiva. Io dal mio punto di vista non concepisco un'alternanza a seconda di questa o quella competizione. In Europa gioca Tizio e in campionato gioca Caio, no senso, la domenica dopo. Cioè io capisco la scelta definitiva di un portiere, poi la posso discutere dal mio punto di vista. Ma questo secondo me non può che portare dei problemi a tutto l'entourage e gli stessi portieri che sono condizionati da un rendimento che non può essere, non ci possono essere errori o sbavature, perché si perde poi dopo definitivamente la stima dell'allenatore. Quindi sinceramente non, è una cosa che non concepisco dal mio punto di vista. Allora, Riccardo si era già pronunciato sul fatto che Onana fosse d'accordo con Tiziano, avanti. La scelta deve essere fatta all'inizio del campionato, uno o l'altro, e quella deve essere portata avanti. E nel tuo caso era Onana comunque la risposta. Ma la scelta è stata fatta. Sì, poi è stata fatta. Però non è stata portata a termine. E poi però, sai, prendi gol in un certo modo, poi continui a prendere gol in un altro modo, che sempre è, cioè alla fine... Ma Massimo, ci puoi prendere? Alla fine prendi... prendi il sostituto e lo schieri titolare. Non gli fai fare una partita e poi sono pienamente d'accordo con te, Tiziano, assolutamente non fa bene. Massimo, l'ipotesi che aveva avanzato prima Francesco Pini può ritrovare conferma secondo te, vale a dire che Inzaghi in un certo senso è come se subisse la pressione di qualcuno, non sappiamo di chi, che è appunto questo qualcuno imponga al mister anche Handanovic in campo?
Sì, ma non è solo la pressione di qualcuno. Sedersi sulla panchina dell'Inter è una pressione continua da parte di tutto, da parte dei giocatori che ti giudicano in tutto. Ricordatevi, i calciatori sono di tutti quanti gli interpreti più figli di puttana che ci sono in tutto il calcio, perché ti guardano da quando entri nello spogliatoio a quando esci, a quando fai mezza sostituzione, a quando dici una cosa a un compagno. L'allenatore è stragiudicato in tutti i minuti della sua permanenza in una squadra, e i giocatori sono quelli che ti tagliano in maniera impressionante. Quindi se tu non hai la stima, come ha detto Fabio prima, dei giocatori, prima o poi la paghi. Io vedo che c'è, per esempio, si evince dalle posture in campo, sì, che c'è, per esempio, nel Milan, stima verso l'allenatore, esatto, e alla Juve, all'Inter, secondo me non c'è stima, esatto, verso i due allenatori. Esatto, esatto. Siamo giunti in conclusione della nostra puntata al volo, Fabio. È un quarto finito? Sì. Un quarto. Oggi è sabato. Fabio, devi aggiungere una cosa al volissimo? No, assolutamente. Dai. Io faccio un grande viva a Filippo Ganna, che è un grande atleta, un grandissimo atleta. Chiaramente sì. Allora, io vi ringrazio per...